Sì, questo breve video introduttivo è per gli amici internazionali e ovviamente per tutti i miei fan. La storia che vi racconterò oggi è una di quelle che amo di più in assoluto. E spero davvero che piacerà molto anche a voi, come a me. C'era una volta, in una terra lontana chiamata Monaco, lontana per i miei amici internazionali, un vecchio edificio in mattoni alla periferia della città. L'edificio era lo stabilimento di un fabbro rispettabile, di nome Hans Wagner. Un tempo era stato un buon padre di famiglia e un pilastro della comunità, finché sua moglie e suo figlio morirono tragicamente. Negli ultimi anni della sua vita iniziò il suo lavoro più imponente. Una serie di 4 casseforti, una per ogni opera dell'Anello del Nibelungo di Richard Wagner. 4 opere epiche con radici nella mitologia norrena. Le 4 casseforti sono Das Rheingold, Die Walkür o La Valchiria, Siegfried e per ultima Der Kotterdammerung, conosciuta anche come Il Crepuscolo degli Dei. Le casseforti per Hans Wagner erano enigmi che potevano essere risolti solo da chi era degno dei segreti che custodivano. Leggenda narra che se cerchi di forzare le serrature, il contenuto si ridurrà in cenere e si bloccheranno per sempre. Ma l'Anello del Nibelungo non fu il suo ultimo lavoro. Aveva un'altra cassaforte da costruire. La vita lo portò a progettarne una capace di contenere tutta la sua angoscia e sofferenza e in cui rinchiuderle per sempre. In molti cercarono di liberare Wagner dalla tomba che si era costruito, ma era così perfetta che fu impossibile. La cassaforte in cui morì Wagner non fu mai aperta. Venne usata come tomba e gettata nell'oceano col suo corpo ancora dentro. Das Rheingold, Die Walkür e Siegfried sembra siano ancora in circolazione, ma il luogo in cui si trovano è uno dei più grandi misteri del mondo delle casseforti. Riguardo a Der Kotterdammerung, nessuno sa che fine abbia fatto.